Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Sono Graziella e sono una food blogger pugliese. Mi presento a chi non mi conosce. Sono qui per raccontarvi le ricette di casa mia. Oggi prepariamo insieme i cordon bleu ripieni di formaggio e prosciutto. Volete cucinarli con me? E chamanen! Per fare i nostri cordon bleu di pollo, prosciutto e formaggio avremo bisogno del petto di pollo. Quindi lo andiamo a frullare in un cutter. Naturalmente potete utilizzare del petto di pollo già macinato. Quindi inseriamo il pollo nel cutter fino ad ottenere un macinato di carne. Lo andiamo a condire con sale, pepe, un goccio di latte e del parmigiano o pecorino grattugiato. Se vi piace aggiungete anche la noce moscata. Impastiamo bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Preleviamo parte del composto e lo andiamo ad appiattire. Quindi aggiungiamo il formaggio filante, in questo caso è della fontina, e il prosciutto cotto. Ricopriamo con altro macinato di pollo. Così, e facciamo aderire bene i bordi, in modo che in cottura il formaggio non possa fuoriuscire. Quindi sistemiamo bene, rigiriamo e compattiamo. Quindi diamo la classica forma dei cordon bleu. Naturalmente potete farli più grandi o più piccoli, così. Quindi sistemiamo bene il cordon bleu dando una forma regolare e andiamo ad impanare. Prepariamo il pan grattato aromatizzato all'aglio, in questo caso con sale, pepe, rosmarino e parmigiano. Impaniamo il cordon bleu prima nell'uovo sbattuto e poi nel pan grattato aromatizzato. Avvolgiamo bene da tutte le parti in modo che il pan grattato sia dappertutto. Così. I nostri cordon bleu sono pronti. Quindi adesso li andiamo a cuocere. Li trasferiamo su una teglia ricoperta di carta forno, aggiungiamo un filo d'olio e li cuociamo in forno a 180 gradi per 15-20 minuti. Ed ecco i nostri cordon bleu appena sfornati. Adesso li andiamo a impiattare e a tagliare, vediamo il loro interno. Venite con me. Ed ecco qui i nostri cordon bleu cotti, perfettamente cotti, filanti e gustosi. Vi è piaciuta questa ricetta? Grazie, ciao!